story of Bonnie and Clyde is a story the old folks knew. The story of Bonnie and Clyde, if you listen, I'll tell it to you. Clyde Barrow wouldn't work, so he chopped off his toe in a Huntsville prison where he got his parole. Then he traveled to Dallas where he found him a friend. It was Miss Bonnie Parker, and that's where it all began. They found them a driver for their getaway Ford. They were soon well known through a dozen states or more. Then Clyde's brother Buck and his pretty wife Blanche joined them, and that made up the famous Barrow Gang. Bonnie Parker was a poet and Blanche Barrow was a cook. Clyde was a fast draw and Buck a smarter crook. Their driver was a wonderful mechanic, so they say, and soon they were all famous in their own peculiar way. The stories were so many that you couldn't read them all. The legend grew and grew about the Barrows and the law. The Barrow gang swept through the land and many were their friends, but pretty soon they realized the law was closing in. Out near Dexter, Iowa, they had a change of law. In a gunfight with police, Clyde lost his brother Buck. But Clyde and Bonnie got away the second time that year. Bonnie wrote her poems and she knew the end was near. At 9:15 on May the 23rd and 34th, near Sweetsport, Louisiana, death was knocking at the door. Clyde Barrow and Miss Bonnie Parker came to meet a friend and realized too late that they had come to meet their end. The story of Bonnie and Clyde, they died as they lived by the gun. The story of Bonnie and Clyde, their names are remembered as one. Siamo pronti, amiche e amici di Radio Tushab e Bevensaf, a partire una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro, diretta dal vostro Francesco, che vi dà un caloroso benvenuto. Ogni settimana cerchiamo di raccontare storie e aneddoti dedicate al mondo delle arti filmiche e sul palco, prendendo spunto da qualche avvenimento del giorno. Oggi, come ci ha annunciato la canzone country di Lester Flatt, Heartless Cracks, parliamo della coppia criminale più famosa della storia, Bonnie e Clyde. Ne parliamo subito. Subito dopo la sigla. Cabaret tra cinema e teatro. Benvenuti amiche e amici a questa nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro. Oggi parliamo di Bonnie e Clyde, la coppia criminale più giovane e celebre del mondo. Armi, passione, rapine e baci sono la colonna sonora che ha circondato la leggenda di questi due giovani personaggi. Ma perché dedichiamo a loro la puntata? Non c'è un motivo preciso. Sono stati fonte di ispirazioni di molti film e spettacoli, ma chi erano Bonnie e Clyde? Bonnie Parker era una texana classe 1910, seconda di tre figli, bassa, bionda, attraente e dagli occhi azzurri. Dalla forte personalità si sposò a 16 anni con un piccolo criminale locale. Si separò presto da lui, ma non levò mai la fede dal dito. La sua vita risulta monotona, noiosa, fino al 1930. È qui che Bonnie conosce a casa di un'amica, Clyde Barrow, anche lui texano, classe 1909, quinto di 8 figli, con la passione per i motori e le armi. Il passato di Clyde è già un po' movimentato, scippi, rapine e furti facevano parte dei suoi trascorsi. Nel conoscersi si innamorano immediatamente. Lui la chiama Blue Eyed Baby, cioè la bambolina dagli occhi blu, e lei lo aiuterà ad evadere quando lo arresteranno per un furto coscasso.
Da questo momento nascono una serie di furti, rapine che coinvolgono la coppia e i loro complici. A peggiorare tutto, ci sarà il riconoscimento di Clyde da parte di una signora per l'omicidio del marito, reato per il quale Clyde si dichiarò sempre innocente. E pur di non andare in galera, sceglierà la fuga. E Bonnie lo segue. Diventano storici latitanti, che le foto e i giornali rendono leggende. Tutto finisce il 23 maggio del 1934, quando cadono in una trappola attesa dalla polizia. Clyde aveva 25 anni e Bonnie 23. Una storia molto strana ma intramontabile, come ci canta Mel Torme. It was the 10th day of August, way back in 33. A roller skating around in the town where I lived, who did I happen to see? Well, I was close to the bank when the battered old Lincoln pulled alongside. And you'll never believe who got out of that car. It was Bonnie and Clyde. She looked as sweet as a primrose, with hair the color of sand. And then I noticed the blue steel Colt automatic she held in each hand. When I saw the big double-barrel shotgun he held at his side, then I knew that our bank was in for a visit, the Bonnie and Clyde. And while they were in there, the birds didn't sing and the wind didn't blow and the world kinda held its breath. And I could just picture the folks in the bank with their hands in the air, awful trembly and scared to death. And then the bank door flew open and Clyde and Bonnie backed out. And they were giggling and laughing as happy as kids, of that there wasn't a doubt. As she got in the car, she looked down at me. What do you think? She gave me a grin, blew me a kiss, winked me a wink, and then they drove away. They shot him dead in a meadow. They lay there side by side, and lots of people for hundreds of miles around were glad to hear that they died. But I know somewhere there were a pair of women who cried. Yes, the broken-hearted mothers of poor Bonnie and Clyde. The broken-hearted mothers of Bonnie and Clyde. Yes, the broken-hearted mothers of poor Bonnie and Clyde. Stai ascoltando Cabaret. Tra cinema e teatro. Ed eccoci qui in questa nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro, dedicata ai criminali Bonnie e Clyde. La storia dei due giovani ha ispirato molte mode, racconti, libri, ma anche le arti sceniche e visive ovviamente hanno tratto ispirazione da loro. La pellicola più celebre sicuramente è Gangster Story del 1967, diretta da Arthur Penn. Ripercorrendo in maniera un po' romanzata la storia dei due fuorilegge, la pellicola fu interpretata da Faye Dunaway nel ruolo di Bonnie e Warren Beatty, che non solo interpretava Clyde ma era anche il produttore del film. La pellicola si fa ambasciatrice di una voce di quei giorni. Bonnie e Clyde, infatti, giovani, esuberanti, annoiati e ribelli della loro società, sono quasi i rappresentanti, nonché il simbolo, di quella stessa generazione che negli anni 60 si sta facendo sentire. È un film forte per quei giorni. Pensiamo alla prima scena, con Bonnie nuda sul letto e nervosa, in attesa, simbolico, diretto. E così saranno anche le rapine. Vediamo il primo sangue in faccia durante una rapina in banca. Come loro all'epoca, il film rompe gli schemi e distrugge quel pudore puritano ostile a Doris Day.
vincitore di 2 Oscar, rimane ancora oggi uno dei film più amati dagli amanti dei film sui gangster. Celebre è la ballata di Bonnie e Clyde, scritta da George Fame e che fece da colonna sonora del film. Nuovo bentornati a Cabaret tra cinema e teatro. A tenervi compagnia è Francesco e oggi stiamo dedicando la puntata ai giovani banditi americani Bonnie e Clyde. Ma a teatro è stato fatto qualcosa? Strano ma vero, sì. Nel 2009 una produzione americana californiana iniziò i preparativi per un musical dedicato ai 2 celebri fuorilegge. Il soggetto era firmato da Ivan Menkel, le musiche da Frank Wilton e i testi da Don Black. Laura Osnes, star di Broadway, fu scelta per la parte di Bonnie, mentre Stark Stance per il compagno Clyde. Il 10 novembre di quell'anno ci fu la prima presso il teatro del campus dell'Università di San Diego. Nel 2010 lo spettacolo andò in Florida e il 1 dicembre 2011 a Broadway presso il Gerald Schoffel Theater. Qui purtroppo non ebbe il successo atteso, infatti venne chiuso il 30 del mese stesso. La causa è da cercarsi nella mancata partecipazione del pubblico. In ogni caso, il format ebbe successo all'estero. Esistono rappresentazioni di questo musical, infatti, in Giappone, Germania, Inghilterra, Irlanda e Corea del Sud. Tra le canzoni
eseguite nel musical, ve n'è una che cantano i due protagonisti. Live and die and are forgotten, and it doesn't seem to scare 'em. I can't wait to get away, away from the droughts and the homeless and the hungry, where they talk about foreclosures every hot and dusty day. I don't intend to waste my life around here. I got it all mapped out. If I can pull just three times a year, I'll be rich, I'll have wealth and fame, everyone will know my name. Pull three jobs, what does that mean? What do you think it means? Just like Billy the Kid and Mr. Capone, every kid will idolize Clyde Barrow. One thing, young lady, I guarantee is that this world will remember me. Yes, this world will. Lost that egg-stained apron and want something made of satin from a fine Manhattan store. Yes, I can see you in a car with your own driver. You are headed to your penthouse that will overlook the shore. Your face should be up on the silver screen. You got that it, girl, look. Eccoci di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro. Questa puntata la dedichiamo a Bonnie e Clyde, due gangster che hanno fatto la storia e hanno ispirato la settima arte e il teatro. Le loro gesta sono state anche fonte di ispirazioni per alcuni film per la televisione. La loro storia è spesso frutto di documentari e approfondimenti, spesso interpretati. Si pensi al terzo episodio della nona stagione della serie della BBC Time Watch o alla prima puntata della 28ª stagione della serie American Experience. Nel 1992 la 20th Century Fox produsse Bonnie e Clyde, The True Story. Andata in onda il 17 agosto di quell'anno sul canale della Fox, il film vedeva Dana Ashbrook nel ruolo di Clyde e Tracy Needham in quello di Bonnie, film che non fu mai riprodotto in Italia. Nel 2013 invece il regista australiano Bruce Beresford dirige una miniserie di due puntate intitolata appunto Bonnie e Clyde, dove i due fuorilegge sono stati interpretati rispettivamente da Holiday Granger ed Emil Hirsch. In Italia quest'ultima miniserie è stata trasmessa sulla Paramount Channel il 27 e il 28 aprile del 2016. Di quest'ultima miniserie riportiamo la canzone del finale. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that there is a voice from the broken hill, and
I will sing to you. From this broken hill, no, your praises they shall ring. And if it be your will to let me sing,
E siamo tornati in questa puntata di Cabaret tra cinema e teatro dedicata ai gangster Bonnie e Clyde. Abbiamo parlato del loro film per eccellenza, un musical a teatro, serie televisive. Ma poi? Si ferma tutto qui? Beh, ovvio che no. Come tutte le leggende, i due fuorilegge sono stati citati e omaggiati in mille modi. Intanto è giusto citare altro cinema. Oltre a Gangster Story, di cui abbiamo già parlato, nel 1958 William Whitney girò Femmina in Mitra, dove Dorothy Provine interpreta Bonnie Parker, non per niente. In americano il titolo era The Bonnie Parker Story. Inoltre, nel 1937, il grande Fritz Lang dirige Sono Innocente con Henry Fonda e Sylvia Sidney, la cui trama ricorda molto la vicenda di Bonnie e Clyde. Per quanto concerne il mondo televisivo, si pensi alla serie Timeless. Nel nono episodio, Wade e Lucy incontrano Bonnie e Clyde durante una rapina in banca e si accorgono che la donna indossa una chiave al collo. Altro omaggio da citare sono i Simpson, soprattutto il dodicesimo episodio della 19ª stagione. In questa puntata, dedicata all'amore e a San Valentino, la famiglia di Springfield si ritrova intrappolata in un tunnel dell'amore e ognuno racconta la propria storia d'amore. Tra queste, troviamo Homer e Marge nei panni di Bonnie e Clyde. E sempre a loro, Merle Haggard dedica una delle sue canzoni. Bonnie was a waitress in a small cafe. Clyde Barrow was the rounder that took her away. They both robbed and killed until both of them died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. The poem that she wrote of the life that they led, told of the lawmen left dying or dead. Some say that Clyde made her life a shame, but the legend made Bonnie the head of the game. The rampage grew wilder with each passing day, the odds growing smaller with each getaway. With the end growing closer, the harder they fought. With blood on their hands, they were bound to get caught. They drove back from town on one bright summer day, when a man they'd befriended stepped out in the way. With no thought of dying, they pulled to the side, but death lay there waiting for Bonnie and Clyde. 2 years of running was ended that day, for robbing and killing they both had to pay. But we'll always remember how they lived and died. So goes the legend of Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Stai ascoltando Cabaret. Cinema e teatro. Eccoci tornati a Cabaret tra cinema e teatro per l'ultima parte di una puntata dedicata a Bonnie e Clyde. Ma perché dedicare una puntata a due personaggi come loro? Ammetto con spirito un po' moralista che a me non piace esaltare determinate figure. Bonnie e Clyde però non avevano tutto. E per passare il tempo si divertivano a fare rapine. Erano figli di un mondo disperato, in un paese ancora più disperato, non per niente. La loro epoca oggi è nota come Grande Depressione. Sono stati inoltre uno dei primi esempi di caso mediatico e, malgrado tutto, sono diventati delle leggende. Non per niente, Warren Beatty, nei panni di Clyde in Gangsta Story, dirà: «Io sono uno di cui si ricorderanno per sempre». E infatti così è stato. Noi invece non duriamo per sempre,
I minuti a nostra disposizione sono terminati anche questa settimana. Ci risentiamo però la prossima settimana con nuove storie e nuove curiosità, sempre qui a Cabaret, sempre su Radio Tuscia Web Events. Un grande saluto dal vostro Francesco e vi ringrazio di cuore per tutto il tempo trascorso in nostra compagnia. Continuate a seguirci, ci aggiorniamo.